Gentili amiche e cari amici di Spazio Azzurro, buonasera a tutti e ben ritrovati a questo 22esimo appuntamento con Patanjali e gli Yoga Sutra. Spero che stiate tutti bene, anch'io sto abbastanza bene e spero che stiate trascorrendo al meglio, al meglio tra virgolette, questo periodo di reclusione forzata. Il versetto che andremo a commentare oggi è il numero 22 e dice: i risultati variano a seconda del grado di sforzo. Ecco, qui Patanjali torna nuovamente sulla questione sforzo. Bisogna fare una premessa dicendo che la traduzione di questo versetto purtroppo non è precisissima, perché anche questo versetto contiene una di quelle famose parole in sanscrito che tra l'altro abbiamo già visto, mi sembra, 2 giorni fa, quelle parole in sanscrito che sono di difficile traduzione, e questa parola è viria, l'abbiamo già vista in un versetto precedente. Cosa vuol dire viria? Tradotta letteralmente significa temperamento maschile, ma non ha niente a che vedere con il sessismo, perché come abbiamo detto l'altra volta, potrebbero esserci donne piene di temperamento e uomini senza temperamento e viceversa, quindi non ha a che fare con il sesso. Temperamento maschile, se vi ricordate, io l'avevo paragonato grosso modo al concetto di Sturm und Drang di Goethe, no? Impeto e assalto, riferito al significato del versetto di Patanjali, vuole dire partire all'assalto, all'arrembaggio della verità, all'assalto della propria natura divina, alla conquista della propria natura divina, senza mezzi termini, con tutti i sentimenti, con tutto l'impeto possibile e immaginabile. E questo è viria. E in questo versetto Patanjali ci dice il risultato, oppure il grado di risultato dipende dall'intensità dello sforzo. Cioè, più ci metti impeto, più ci metti impegno e più otterrai risultati. Quindi Patanjali non ci dice che bisogna solo sempre metterci il 100% dello sforzo. Con questo versetto ci fa anche capire che anche se noi ci impegniamo quel tanto che basta, possiamo magari, non dico diventare dei grandi yogi, dei maestri illuminati, ma magari superare una depressione, diventare meno vulnerabili alle emozioni, meno ansiosi, più rilassati, più calmi, più tranquilli, soprattutto più distaccati dalle brutture del mondo, dal saliscendi degli eventi, delle emozioni e così via. Quindi Patanjali ci dice: sì, il risultato dipende dall'intensità degli sforzi, cioè il che significa che non è che ti devi sempre impegnare al 100%, se ti impegni però quel tanto che basta, puoi già ottenere qualcosa. È chiaro che se uno vuole veramente arrivare alla conquista della verità, alla conquista della propria vera natura interiore, la propria autentica natura divina, lì a quel punto viria deve essere al 100%, deve metterci tutto se stesso, tutto l'impeto, tutte le risorse di cui è capace, altrimenti non arriverà mai a quel risultato, diventerà una persona più distaccata, diventerà una persona più calma, più pacifica, meno identificata con le onde dell'emotività, degli eventi, eccetera, eccetera. Non sarà più un guscio di noce sballottato dalle onde dell'oceano, ma difficilmente, se non ci mette il 100% dell'impeto, difficilmente riuscirà ad arrivare alla verità. E qui vorrei un attimo invitare tutti quanti, oggi anziché fare la meditazione insieme, vorrei invitare tutti a fare una riflessione sullo stato attuale delle cose, perché si aggancia molto bene al significato di questo versetto. Questo versetto di Patanjali, questo sutra di Patanjali è quanto mai attuale in questo momento, perché parla proprio di questo tipo di sforzo, di questo virya, di questo impeto, di questa passione, intensità.
di risorse che purtroppo, se ci mettiamo una mano sul cuore e se ci facciamo un esame di coscienza, abbiamo perso. Non riusciamo più ad avere il coraggio di dire di no a tante cose. Pensate a quello che sta succedendo adesso. Perché siamo giunti a questa situazione? Perché siamo arrivati qui? Ma dovremmo farcelo attraverso le domande giuste. Facciamo un esempio. In questo momento c'è il famoso problema del 5G. Farà male? Non farà male? È una questione seria. È una questione che va accertata se il 5G fa male o non fa male. Però molti di noi non si fanno una domanda molto importante, non si chiedono come mai siamo arrivati al 5G, che è uguale alla domanda che bisognerebbe farsi riguardo al traffico di stupefacenti. Perché esiste il traffico di droga? Il traffico di droga esiste perché ci sono i consumatori di stupefacenti, ci sono i consumatori di sostanze stupefacenti. Perché esiste lo sfruttamento della prostituzione? Lo sfruttamento della prostituzione esiste perché ci sono i clienti delle prostitute. Se in questo istante ciascuno di noi smettesse immediatamente di fumare, di bere, di sniffare, di iniettarsi porcherie nel corpo, all'istante avremmo risolto il problema del traffico di stupefacenti. Se ciascun abitante della terra di sesso maschile smettesse di andare a prostitute, in un istante avremmo risolto il problema dello sfruttamento della prostituzione. Ma questi è chiaro che occorre uno sforzo intenso, occorre viria, ma per far fronte a questi problemi occorre uno sforzo intenso, viria, ma uno sforzo comune. Se io non vado prostitute, ma il mio amico con gli ormoni perennemente in subbuglio ci va, il mio sforzo è vanificato. Se io non fumo porcherie, ma il mio amico che ci vede chissà cosa in quegli spinelli continua a fumare, i miei sforzi saranno vani. Ora, il 5G, siamo arrivati al 5G perché quasi, la maggior parte di noi non è più in grado di rinunciare a internet nemmeno quando esce di casa. Perché se tutti noi in questo istante buttassimo nella spazzatura questo oggettino, si vede che è un cellulare con la custodia, sì, avremmo risolto la questione 5G, non dovremmo più chiederci se fa male o non fa male, perché a questo punto sarebbe inutile il 5G. E non ha senso tirare fuori quelle stupidaggini di dire sì, ma il 5G porterà delle nuove risorse alle infrastrutture, alla sanità. No, queste sono stupidaggini. Un ospedale, una volta che è cablato con la fibra ottica, tutto l'internet che vuole. Il 5G esiste perché la maggior parte di noi non può più fare a meno dell'internet fuori casa ed è sempre più esigente sulla velocità dei dati, sulla fruibilità delle risorse. Quindi il 5G c'è e tutti noi ne siamo responsabili, come tutti coloro che vanno prostitute sono responsabili del traffico della prostituzione, come tutti coloro che fumano e si iniettano e sniffano porcherie sono responsabili del traffico di stupefacenti. Questo è. Dobbiamo farcene una ragione, è inutile star lì a gridare al complotto, questo, siamo nelle mani dei criminali, siamo, sì, questo è vero. Chi sta abbattendo alberi, chi sta facendo morire uccelli durante la sperimentazione di questa tecnologia, sono dei criminali, non c'è dubbio. Però siamo arrivati a queste sperimentazioni, a questa tecnologia, perché anche a causa nostra. Se avessimo detto di no 10 anni fa, 20 anni fa, probabilmente non saremmo a questo livello. Però forse dire no adesso è un po' difficile. La vedo dura. Continuiamo a farlo, continuiamo a impegnarci, continuiamo a chiedere verità, ma facciamoci un esame di coscienza, siamo arrivati a questo punto perché
tanti di noi non riescono più a fare a meno di internet fuori di casa e sono sempre più esigenti, vogliono sempre più velocità, sempre più larghezza di banda. Questo è. E il versetto di Patanjali è attuale proprio per questo, perché siamo diventati talmente drogati da questo gettino. E io mi metto in testa all'esercito dei drogati, non è che vi sto facendo la paternale, sto parlando da chi è nella stessa barca. Io mi metto in testa all'esercito dei drogati di cellulare, mi metto in testa all'esercito di senza palle che non ha il coraggio di buttarlo nella spazzatura. È per quello che sto dicendo queste parole. E vediamo anche come il livello di incertezza, di indeterminazione a cui siamo arrivati, quel livello di incertezza che ci riporta al primo versetto degli Yoga Sutra, dove Patanjali dice ora la disciplina dello yoga, ma non lo dice per presentare lo yoga, lo dice per venirci incontro dicendo ragazzi, signori, siete esasperati, non ne potete più dell'insensatezza delle vicende del mondo materiale, non ne potete più dell'ipocrisia della società in cui vivete, non ne potete più del saliscendi delle emozioni, degli eventi, delle esperienze, un giorno vincete, un giorno perdete, costruite e il giorno dopo vi crolla tutto addosso, non ne potete più, siete arrivati all'esasperazione totale. Benissimo, ora c'è qualcosa che vi può salvare, è dello yoga. E forse ora, in questa situazione, è qui che è arrivato il momento, è qui che forse solo lo yoga, solo la vera spiritualità ci può salvare. Qualche giorno fa ho sentito, non so più se era un politico o un presentatore della TV, che ha detto: ma se avessimo, ci fossimo rivolti a Dio avremmo già risolto tutto. Cioè, questa è una grossissima stupidaggine. Siamo in questa situazione, siamo tutti responsabili di questa situazione. Dio non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente, c'entra ognuno di noi. È questo perché è importante capire che è arrivato il momento di trascendere tutto questo, di partire con il coraggio, con il giusto impeto, all'arrembaggio della verità, capire che non è l'internet fuori casa a salvarci l'esistenza. Non è il 5G, non sono le comodità, ma l'unica cosa che può veramente salvare l'umanità è partire con impeto e assalto all'arrembaggio, alla conquista della verità, alla riconquista della nostra natura divina, prendendo consapevolezza della futilità di tutte le cose che ci circondano. Cioè, rendiamoci conto che al livello attuale in cui siamo arrivati, non riusciamo più neanche. Non possiamo neanche più credere alle parole dei ricercatori, non possiamo più credere nemmeno alle parole degli uomini e delle donne di scienza. A causa della mia professione ho avuto modo di lavorare con dei ricercatori. Queste persone sono dei geni, hanno un'intelligenza straordinaria e a volte mi sono ritrovato a far formazione a delle persone davanti, di fronte alle quali avrei dovuto inginocchiarmi, altro che insegnargli delle cose. Però, al di là di questo, queste persone mi hanno detto delle cose che non sono belle, non sono piacevoli da sentire. Perché la verità è che le parole attualmente, ciò che dicono i ricercatori, ciò che dicono gli uomini e le donne di scienza, non è attendibile perché queste persone sono ricattabili, soprattutto i ricercatori che lavorano negli enti pubblici. L'esistenza, pochi di noi tengono conto che l'esistenza, la sopravvivenza di un ricercatore che guadagna pochissimo, ve lo assicuro, chiedete ai ricercatori quanto guadagnano, guadagnano meno degli insegnanti. La sopravvivenza di un ricercatore scientifico è appesa al contagocce della politica. Dico contagocce perché tutti quanti sappiamo con che generosità i nostri politici finanziano la scienza, finanziano l'arte, la cultura. Generosità chiaramente è un termine ironico, perché sappiamo tutti che scienza, arte e cultura sono gli ultimi gradini sulla scala delle priorità della politica. Per cui, nel momento in cui l'esistenza di una persona è appesa al contagocce della politica, quella persona è ricattabile a vita.
Un politico in qualsiasi momento può prendere il telefono, chiamare un ricercatore e dirgli sospendi quello che stai facendo immediatamente, se no ti tolgo anche quel poco, quella miseria che ti sto mandando, ti taglio i fondi e tu sei finito. Ecco perché vorrei invitare a fare tutti questa riflessione. Attenzione, che spesso noi, giustamente, ma ne abbiamo il diritto, di chi ci dobbiamo fidare se non di persone intelligenti che hanno studiato tutta una vita, che si sono fatte un mazzo così per arrivare dove si sono arrivate. Ma teniamo anche conto che queste persone si trovano in una condizione pessima, talmente brutta, sono ricattabili, possono essere influenzati in qualsiasi momento, per cui dobbiamo stare attenti anche quando sentiamo arrivare documenti ufficiali, eccetera. Attenzione che la ricerca scientifica, soprattutto quella degli istituti pubblici, è ricattabile. Dico purtroppo, queste cose non le dice Rossano Sambo, non le dice Montanari, non le dice Malanga o chi altri. Le dice lo stato delle cose. Chiedete a qualsiasi ricercatore. Anzi, facciamo una cosa, non credete a una parola di quello che dico, così controllate. Però, ecco, questo è lo stato di cose in cui ci troviamo e questo è lo stato di cose che sta dietro al primo versetto degli Yoga Sutra di Patanjali. È arrivato il momento, non ne possiamo più. Basta, basta, basta. Adesso lo yoga, adesso all'assalto della verità, all'assalto della nostra vera natura. È ora di andare oltre a questa porcheria, a questo schifo, a questa mare di menzogne, questo mare di indeterminazione, di insensatezza. Ecco, e anche è il momento di mettere in pratica il sutra numero 22, che era l'argomento di oggi, cioè i risultati dipendono dallo sforzo, ma quello non deve essere uno sforzo da salotto, uno sforzo New Age, uno sforzo da luce, amore, namaste, deve essere uno sforzo pieno di impeto, di sentimento, di passione, di sete di verità, se no non servirà niente, non serve a niente rispondere a quelle catene di Sant'Antonio che ci invitano a fare meditazioni planetarie, no, quelle cose non servono a niente, non risolvono niente. L'unica cosa che può risolvere la situazione è dire di no, ma lo dobbiamo dire tutti, non basta il no di una persona, non basta il no di 10 persone, ci vuole il no di 1 milione, 10 milioni, 100 milioni di persone per cambiare le cose. E per fare questo ci vuole ciò che Patanjali chiama virya, impeto, sentimento, passione al 100%, senza mezze misure. Buona serata a tutti.